presento la rubrica Il calciomercato di Mister Ernesto Acuzzo, ex allenatore della Primavera del Napoli. Nella rubrica il mister risponde alle domande proposte dall'interlocutore di turno. Salve, sono Giampiero Acuzzo e dopo tanto tempo... Qui Sorrento, dove tradizione ed innovazione si fondono, a Sorrento è qualcosa di veramente unico. Tutti prodotti della tradizione e da chilometri zero, ma sapientemente abbinati dallo chef Giampiero, giovane e talentuoso che dalla sue mani crea dei piatti unici variandoli sempre. Se siete a Sorrento, non potete non fermarvi. Riapre il nostro ristorante, qui Sorrento, a Sorrento, Corso Italia 325. Buongiorno agli amici di Football After Eight. E sono 11 vittorie consecutive. Qualcuno storcerà il muso, qualcuno ci credeva nel recupero dell'Udinese, ma non è stato così, perché il Napoli, dopo averli demoliti letteralmente, ha mollato un attimo la presa, e nel calcio succede, perché è una cosa secondo me fisiologica. Dopo il 3-0, giocando così bene, si ha una specie di rilassamento. Brava l'Udinese ad approfittarne, però purtroppo ne hanno fatto uno in meno. E quindi noi contenti, mettiamo in cascina questi tre punti. Oggi ce le godiamo tutte e tre le partite delle nostre dirette antagoniste e vedremo. Intanto siamo primi in questo scorcio di campionato, tranquilli. Grande gruppo, soprattutto grande gruppo, grande Spalletti, grandi tutti. È un commento che breve, perché poi vedendo giocare il Napoli così ti fa stare benissimo, quindi vogliamo stare sempre così. Una lunga sosta ci aiuterà a ricaricare le batterie. Alla ripresa abbiamo due scontri importanti, ma ci prepareremo bene, perché i ragazzi hanno dimostrato in questi mesi di essere dei seri professionisti e ci giocheremo fino all'ultimo questo agognato scudetto, perché io non sono scaramantico, non ne parlo, perché il Napoli merita tutto questo che sta raccogliendo, e io faccio un pensiero anche più grande, perché vedendo giocare il Napoli tutto è pensabile, quindi niente. Bravi ragazzi, bravi la società, bravi il mister, bravi il pubblico, perché il pubblico è adesso il dodicesimo uomo veramente. Niente, e nel giorno del mio compleanno, ieri ho passato una bellissima giornata, i ragazzi mi hanno fatto gli auguri indirettamente, quindi abbraccio tutti voi, buona domenica, buon riposo per quanto riguarda il calcio. Ci rivedremo nell'anno nuovo, sperando di commentare sempre delle grosse vittorie del Napoli e niente, ad maiora. Un abbraccio. Football After Eight presenta l'esperto di calciomercato. Arrivarono a 11 Galatticos, 11 vittorie di fila al campionato di Serie A 2022-23. Qui Pasquale spera per gli amici di Italia Rosa Football After Eight sull'11ª vittoria del Napoli in campionato. 11 punti di distacco dalla seconda, tenendo conto che il Milan e la Lazio ancora devono giocare. Napoli che vince con l'Udinese, anche se negli ultimi 15 minuti ha sofferto molto, una sofferenza forse dettata dalla stanchezza, forse dettata da un errore tattico di Spalletti, che invece di mettere Demme ha inserito un inutile ed evanescente Dombele. Primi 70 minuti solo dominati da Napoli,
nei primi 5 minuti il Meret compie due prodezze, mentre una uscendo da libero aggiunto e un'altra uscendo parando e spingendo un tiro di ravvicinato di Deulofeu. Bellissimo il tunnel di Zielinski a Deulofeu. Deulofeu che poi sarà sostituito. Napoli segna con Osimhen su un bellissimo cross di Elmas. Raddoppio in maniera splendida. Con due piedi del Napoli, Osimhen riesce a recuperare un pallone, passa a Lozano che dà il pallone a Zielinski, che in forma mondiale con un pallonetto batte il portiere Silvestre dell'Udinese. Secondo tempo tutto di marca napoletana, Napoli che segna il terzo gol con Elmas su bella azione di un leone, del leone Anguissà. Poi dopo due parate del portiere dell'Udinese, il gol della squadra friulana. Kim, prima partita sbagliata nel Napoli, perde e non chiude su Nesterowski e l'Udinese a corso delle stanze. Altro errore di Kim che perde un pallone e il Napoli va in sofferenza. Alla fine il triplice fischio sancisce la vittoria del Napoli, l'undicesima vittoria di fila, e conferma che Napoli è una squadra di Galacticos, cioè di marziani. Per gli amici di Radio Rosa Football After Rete tutto, forza Napoli, ci rivedremo dopo il Mondiale. Mondiale che non vedrà l'Italia protagonista, ma vedranno tanti giocatori napoletani protagonisti. Forza Napoli per gli amici di Radio Rosa Football After Rete.